Buongiorno a tutti, oggi siamo con Giulio che ha fatto un mini bypass un mese fa e ci racconta come è arrivato e dove sta andando. Ciao Giulio, benvenuto. Ciao Alessandro, ben trovato a te, ben trovato a chiunque guarderà questo video. Sì, esattamente un mese fa, il 22 gennaio, sono stato operato a Napoli di mini bypass, quindi oggi spengo la prima candelina del primo compimese. Non è una data che abbiamo voluto, però ecco, il calendario ci ha portato a registrare proprio oggi, quindi è una cosa che mi fa piacere sia avvenuta oggi. Bene. Cosa ci racconti di quello che è successo e di chi eri prima di arrivare al mini bypass? Allora, cosa è successo prima di un mese fa? Va, mettiamolo così, fino al 21 gennaio 2024. Io sono innanzitutto un frate minore e sacerdote, quindi ormai dal 2002, 22 anni, quasi metà della mia vita, vivo in convento. Prima di entrare in convento ho fatto un normale percorso di studi che mi ha portato a laurearmi in informatica. Prima ancora sono il figlio di quello che un tempo era l'unico pediatra del paese. Sono dettagli che ho voluto dare perché poi, quando magari andremo a parlare di alcune cose, è importante capire queste fasi. Chi sono adesso? La stessa persona che a un certo punto del suo percorso ha imparato a volersi bene e a fare sul serio con la propria esistenza. Sono infatti arrivato all'intervento di mini bypass nel mio caso non per motivi estetici o perché grosso o perché il mondo mi chiedesse di essere magro, altrimenti non ero a posto. Quando avevo queste idee, per due volte ho annullato il cammino. A un certo punto però ho imparato a volermi davvero bene e a fare qualcosa di importante per me. Quindi chi sono oggi? Una persona che forse si vuole molto più bene di un tempo. Strano sentirlo dire da un frate, ma anche noi siamo in crescita umana oltre che spirituale. Quindi questo è un po' il cammino. Quindi a un certo punto sei arrivato a questa decisione e come l'hai affrontata? Come è stato il tuo avvicinamento alla chirurgia dell'obesità? Sia da un punto di vista di esami, controlli, che da un punto di vista di preparazione mentale. Non ci sono arrivato dall'oggi al domani e c'è voluto un anno e mezzo solo rispetto all'evento del 21 gennaio. Perché? Rispetto alla chirurgia bariatrica, forse per formazione, forse per il mio retaggio, avevo una grande serie di preconcetti. La prima volta che mi sono avvicinato alla possibilità era il 2017, pesavo, ma pesavo meno di quanto sono ora, ed ero convinto che sostanzialmente una bella dieta mi avrebbe consentito poi di dimagrire. Ci fu anche un rapporto non proprio positivo con il chirurgo che interpellai in quel momento. Non ero neanche pronto psicologicamente, sostanzialmente varcai la soglia del chirurgo senza aver fatto nessun altro percorso e quindi lasciai perdere. Poi che cosa è successo? A un certo punto alcune esperienze di vita hanno iniziato ad incastrarsi e mi hanno portato a ragionare su quello che era una modalità per me nuova di approcciare a me stesso e agli altri. Molto è successo in pandemia. L'esperienza della pandemia mi ha bloccato fisicamente in convento. Io ero parroco già da, insomma, ero in parrocchia già da 9 anni e per 2 anni sostanzialmente non ho potuto avere relazioni significative con la gente. Ha pesato un po' per tutti quanti, non voglio rivangare il dolore di qualcheduno, però è stata anche un'occasione per fermarmi e pensare a me,
perché come tutti gli altri, come tutto il resto del mondo, avevo l'obiettivo di domandarmi cosa il Signore mi chiedesse. Se da un lato cercavo di fare alcune cose per la gente, soprattutto con la Caritas, nella parrocchia nella quale vivevo, avevamo 500 assistiti e abbiamo continuato ad assisterli in pandemia, dall'altro ho avuto tempo di pensare a me. Nel frattempo, nello stesso periodo, ho subito un lutto familiare importante, è venuta a mancare mia mamma, quindi mi sono dovuto davvero, davvero fermare e domandarmi cosa volevo fare, perché poco dopo la morte di mia mamma io ero arrivato alla ragguardevole cifra di 164 kg, quindi ero davvero ben oltre il limite tra il grasso e il patologico, ma non lo ammettevo. Fermo solo un secondo, scusami, giusto perché si ragiona molto meglio con l'indice di massa corporea, perché corre l'altezza e peso. Eri a un IMC, ne parlavamo l'altro giorno, di 63, quasi 64. Sì, ora non ricordo bene, ma era considerevole. Fai 164 kg, 172 cm di altezza, ti rendi conto che ero veramente al di là di ogni possibilità, ero quasi ad un punto poi di non ritorno davvero grave. In quel momento però ragionavo ancora in una maniera strana, non per il mio bene, ma per il ruolo che avevo e che il mondo si aspettava da me. Sostanzialmente mi chiedevo, ma poi quando finirà la pandemia, come farò ad avere un'azione valida dal punto di vista di parroco, di sacerdote, di frate minore, e avanti così. E questo modo di ragionare aveva ancora retaggio rispetto alle origini che ho accennato prima. Io ho sempre sentito su di me il peso sociale. Figlio dell'unico pediatra del paese, ultimo figlio, siamo tre. Io a 8 anni non parlavo una parola di napoletano, ma parlavo un italiano che era forse al di sopra del mio livello normale. Con questo assetto io ho vissuto la prima esperienza positiva, cioè poiché non riuscivo più a muovermi e poiché eravamo in pandemia, a gennaio 2022 sono andato in un centro di riabilitazione, un centro nel quale ho fatto 2 mesi da residente, e qui è successo ciò che non mi consentivo da tanto tempo. Poiché eravamo chiusi in una struttura, io dall'inizio ho detto a chi era con me, eravamo 6 persone di norma con lo stesso percorso, ho detto: guardate, sono un frate, ma trattatemi come Giulio, perché altrimenti mi costringerete ad avere un habitus diverso. Io sono qui adesso perché devo capire come vivere meglio. Lì ho iniziato a ragionare secondo il bene per me. Chi era con me, che ricordo davvero con grande affetto, mi ha consentito di vivere un'esperienza umana bella, perché poi tu immagina 60 giorni chiusi in una struttura dalla mattina alla sera in regime di isolamento, ci siamo raccontati davvero nel profondo ed è stata un'esperienza. Quindi nel momento in cui raccontavo e sentivo, mi rendevo anche conto che c'era un modo di ragionare diverso da quello che mi muoveva sempre. Sono uscito da quell'esperienza con 18 kg in meno e l'elasticità che forse avevo verso i 12-14 anni. Una fisioterapista eccezionale in 60 giorni mi ha ricostruito. Rientrato in parrocchia, nel frattempo c'era la guerra in Ucraina, ho messo tutto da parte di nuovo. Qualcosa non ha funzionato, perché poi bisognava lavorare, cercare di capire, c'erano situazioni, il catechismo che partiva, i matrimoni da dover gestire, quindi avevo conservato l'elasticità ma non il peso. Mi ero portato però dietro una cosa importante, che poi è diventata la molla sulla quale ho potuto costruire. Ho imparato a nuotare. Io avevo un terrore dell'acqua, poiché facevamo ginnastica in acqua 3 volte la settimana,
sono uscito che almeno non affogavo. Ok, ritornato in convento, ho cercato la prima piscina e ho iniziato a nuotare perché mi serviva. Quando nuoti o sei concentrato o bevi e ti fai male, perché poi è spiacevole, chi vive questa esperienza lo sa. Ne ho parlato non solo con i confratelli, ma anche con una figura che mi ha accompagnato fino a stamattina, sostanzialmente, che è stata la psicoterapeuta, e da quello poi abbiamo cominciato a costruire una cosa particolare che mi ha portato poi all'intervento. Stai raccontando la tua storia che è assolutamente, come dire, scorrevole e discorsiva, come se tu fossi abituato a parlare tanto e davanti a tante Un persone. salambone, figurati, bravo gli appartamenti. Allora, io ti fermo solo un secondo perché una cosa che mi ha colpito molto, è questo lato che non avevo mai considerato sulle persone di chiesa, che ciò che siete a volte diventa quello che per gli altri è una specie di professione, con la differenza che noi quando arriviamo a casa, molti di noi sono capaci, sono in grado di togliere gli abiti del professionista e vestire gli abiti No, della no. singola persona. Voi siete quello che siete in un'unica integrale essenza. E questo effettivamente non avevo mai valutato quanto potesse complicare la vita della persona. E mi hai aperto un mondo. Sì, Alessandro, essendo questa una vera e propria vocazione, la si vive 24 ore su 24. Posso cambiare ruolo? Posso non fare il parroco come adesso e fare il responsabile di una casa? Questo è il mio ruolo attuale. Però sono sempre frate e questa cosa mi caratterizza, non posso e neanche voglio fare altro. Però ho dovuto imparare l'esperienza di insieme al personaggio misterioso a cui accennavo prima, uno psicoterapeuta, mi hanno aiutato a mettere ordine. Vedi, molto del mio peso è stato il risultato di una reazione a ciò che il mondo mi chiedeva, e ai vari ruoli che ho avuto, alle gioie, ma anche alle complessità, che una vita fraterna e una vita esposta come quella di frate, parroco, guardiano si portano dietro. Guardiano è il responsabile di una casa. E quindi io posso identificare un momento nel quale ho perso il controllo del mio peso perché la reazione che avevo agli stimoli esterni andava oltre quello che riuscivo coscientemente a elaborare. E in particolare la prima esperienza di parroco, ti parlo del lontano 2013. Io ho fatto 2 anni come viceparroco, sono stata un'esperienza bellissima con un bravo confratello, poi diventato parroco, le complessità hanno avuto il sopravvento e ho reagito buttandomi sul cibo, che è sempre stato qualcosa che mi ha accompagnato come tendenza, ma bene o male riuscivo a tenere sotto controllo. Ti Ma ringrazio. riesci a tirare una riga fra un momento in cui eri normopeso, sovrappeso e poi quando sei entrato nell'obesità? Questo è interessante perché a un certo punto io ho dovuto ammettere di non ricordare quando ero normopeso. L'essere sovrappeso è stato un habitus mentale talmente radicato in me, che a un certo punto ho ritrovato una foto di quando avevo 16 anni, ero a Mirabilandia perché sono un appassionato di montagne russe, con un carissimo zio, ero un'acciuga e ho detto: "Ma sono io?" E ho riscoperto la mia giovinezza in una modalità che non immaginavo. E che adesso è diventata qualcosa con la quale rientrare in contatto e con la quale sono poi rientrato in contatto. I 10 anni di formazione iniziale in convento, dai 23 più o meno ai 33,
Ero tra i 90 e i 100, sono entrato in parrocchia che ero 104, ho finito la prima esperienza a 144 e in pandemia sono arrivato a 164. Quindi se ti devo tirare questa linea, c'è un'adolescenza fino all'università nella quale ero più o meno normale, in università qualcosa ha iniziato ad avere un peso e poi è andata crescendo. Tieni presente che io sono un classico nerd, cioè ho studiato informatica, ve l'ho accennato, questa è la mia cella, ma se vi facessi vedere lo studio che ho di là, trovereste la bellezza di quattro monitor, oltre che la batteria, le telecamere, perché per la provincia sono il delegato alla comunicazione, questo qualcosa significa, sulla mia scrivania qui ho dei cavi XLR, giusto per ecco, dire un poco questa cosa. Sempre c'è stato un dover portare conto ad altri. L'ho accennato prima a proposito della professione di papà e del peso che ha avuto con noi. La reazione primaria è stata allontanarmi. Io a 13 anni ero letteralmente fuori casa. Sono di un paese, studiavo in un paese a 30 km di distanza, poi come vedi qui alle spalle c'era c'è il Foulard Scout, facevo gli scout in un altro paese, poi all'università sono andato via a Salerno e quindi c'è stata un po' alla volta un allontanarmi. L'università mi aveva trasformato in quei classici tipi asociali, il prototipo dell'informatico che dà il nome al computer e quando non riesce a compilare un programma dice: ma perché mi fai questo? Immagina, ok? Oppure in quello che alle 4 di notte sveglia il compagno di appartamento perché Andrea, finalmente Ho capito funziona! dove era il bug. E ti rendi conto che era con la fidanzata e vuoi sprofondare, quindi immagina che cosa, ecco, cosa può mai succedere. A un certo punto, però, in questo meccanismo nel quale cercavo di stare solo, è arrivata, si è innestata questa chiamata e sono entrato dopo alcuni anni, terminati gli studi, nei frati minori. Lì mi sono appassionato, io dico la verità, sono un frate contento di essere frate e felice della fraternità che ho trovato, quindi dei confratelli. Il periodo formativo ha avuto le sue complessità, ma tutto comunque gestibile, comunque un periodo un poco più protetto, più tranquillo. Come accennavo prima, iniziata la difficoltà della parrocchia, c'è stato poi qualcosa che non ha funzionato. Io credo che sia stato un cambio repentino. Io ho fatto tutta la formazione come figlio di medico, orientandomi alla pastorale sanitaria. Ero in ospedale, aiutavo frati che magari erano lì da tanti anni e pensavo di dover fare quello. Dalla sera alla mattina, con una telefonata, il mio superiore, tu sai, noi facciamo voto di obbedienza, mi fa: Giulio, senti, tu tra poco diventerai sacerdote, quindi avrai un ruolo ufficiale, devi andare in parrocchia. Io. Vabbè, da dove arriva questa cosa? Però mi disse che avrei fatto alcuni anni con un confratello anziano, ma che considero tutt'oggi mio terzo fratello, e quindi dissi: va bene, se posso imparare con l'esempio di questo frate, mi va benissimo. Mi buttai quindi in questa esperienza. Il rifugio era nel cibo, perché sostanzialmente io entravo in parrocchia alle 7 di mattina, ne uscivo almeno una volta alla settimana alle 3 di notte e il giorno dopo di nuovo la stessa cosa. Perché alle 3 di notte? Perché c'era la rassegna teatrale e quindi dovevo aspettare che smontassero il service, portare in pizzeria le compagnie, però un esempio tra tanti, se tu porti le compagnie in pizzeria all'una di notte c'è la fame che ti mangeresti l'intero presepe e quindi insomma, funziona così. Per cui questa esperienza è stata dura, veloce, senza possibilità di ragionare su cosa stavo facendo al mio corpo e quindi a me stesso, inserito in un ruolo e va bene, è andata in questo modo. In quella fase mi sono avvicinato la prima volta alla bariatrica, quindi sono andato da un dottore. Non ha funzionato assolutamente perché
non avevo un supporto psicologico, quindi non ragionavo per me, ragionavo ancora per quello che mi si chiedeva di fare e nell'incapacità di farlo. A 140 kg è complicato fare una processione di 3-4 ore. E è arrivato a un certo punto, entro nello studio del chirurgo e ne scappo, perché in 20 minuti, senza domandarsi chi ero, cosa facevo, perché ero in quella situazione, mi fa: va bene, non si preoccupi, noi la operiamo di sleeve. Così, all'improvviso. Quando? Un mese, due mesi. E si era accesa la lampadina, qualcosa non funzionava. Io questo lo dico, non l'ho detto all'inizio, penso che sia giusto dirlo adesso. Non lo faccio per cosmesi, non lo faccio ora perché il mondo mi chiede di essere magro, non lo faccio perché bello e magro, assolutamente no, io lo faccio per me. Ma quella risposta io la sentì pesare come l'ennesimo imperativo: devi fare questo, te lo dico io, non so manco chi sei, però io c'ho la soluzione, però io lo so. Caro dottore, ciaone, non andava così. E ti dico solo che 2 anni dopo mi è arrivata all'improvviso una chiamata: Marcone, ma lei perché non è venuto a fare il pre-controllo, il pre-ricovero? Scusate, ma chi siete? No, siamo all'ospedale X, lei ha un intervento di bariatrica prenotato. Ho fatto una risata di quelle grandi, perché la macelleria aveva continuato senza di me. Sì. E questo mi spaventa. Io, vedi Alessandro, nessuno ti dice che sei operato, però quando dici che stai per operarti, tutti quanti stranamente hanno fatto l'intervento. E io, sì, io ho deciso di dirlo. Le persone qui dove vivo lo sapevano da un anno che sarei andato poi a operarmi, proprio perché volevo essere trasparente, cosa che in quello che avevo ricevuto era mancato. E tanti, quando vado a chiedere ma che cammino hai fatto, ho bussato al dottore, mi ha detto che intervento, mi sono operato e sono tornato a casa. Per me è un approccio che con me non avrebbe funzionato, non voglio esprimere giudizi tanto larghi, ma un gravemente obeso con un indice di massa corporea di più di 60 si porta dietro un mondo, e già, non è questione di cibo, ok? Già, ne ho parlato in vari video che ho fatto, perché sono arrivato alla tua conclusione. L'obesità è una malattia, ma è un sintomo. Bravo. L'obesità è una malattia, ha dietro delle comorbilità, come le volete chiamare, ma è un sintomo di qualcos'altro. Se non vai a curare quello che sta alla radice, hai curato l'obesità, hai tamponato le malattie, hai risolto tanti problemi, ma riparti. Che sia di nuovo sul cibo, che sia su qualcos'altro, di meglio o di peggio, ma riparti. Quindi il bello del percorso di chirurgia bariatrica è che da una parte attacchi l'obesità e quello che si porta dietro, ma nella parte laterale del percorso capisci perché sei arrivato all'obesità e che cosa stai gestendo attraverso l'obesità, il cibo, e a lavorarci su in modo differente. Sì. Questa è la differenza pazzesca che io vedo fra le strutture che ti prendono per mano e ti portano a un percorso completo e quelle situazioni di tante persone che mi contattano e mi dicono: ero obeso, volevo dimagrire, sono andato dal medico, esami, operazione, pim pum pam, mi hanno dimesso, mi hanno detto mangia morbido, mi hanno detto non mangiare come prima, mi hanno detto basta. E credo che siano due cose diverse. Sì. Va bene l'intervento chirurgico, ma da solo fa poco. Sì. Io, Alessa, scusami questa piccola deformazione professionale, credo molto alla provvidenza, la sperimento all'opera, però dico sempre che il Padre Eterno ci mette la provvidenza, noi dobbiamo metterci scienza, coscienza, intelligenza.
Ed è la stessa frase che ho detto al chirurgo che poi mi ha operato quando sono andato a complimentarmi con lui per la bravura. Che cosa intendo? Io sono stato fortunato, ho avuto tante figure che mi hanno accompagnato verso quello che non capivo, ma che poi si è concretizzato. La prima è una nutrizionista, eviterò di fare nomi, però poi le dirò questa cosa. Una bravura incredibile. Le raccontavo molto spesso di una fame nervosa, ok? A un certo punto lei mi ha detto: "Senti Giulio, ma se introducessimo un'altra figura, chi? La psicoterapeuta." E qui è stato il secondo evento di grazia o di provvidenza o di fortuna, chi ascolta deciderà che nome dare. Io dico provvidenza. La psicoterapeuta che ho conosciuto e che mi ha accompagnato per almeno 2 anni, l'ultima volta l'ho sentita stamattina, ma giusto per scherzare su alcune cose, è stata di una bravura eccezionale. Io sono arrivato lì con l'intento di una rieducazione al pasto, che è una cosa di una setticità terribile, ok? Siamo scesi un po' alla volta nel profondo e ho riscoperto l'umano, quello che nella mia incapacità di vivere serenamente il ruolo affiancandolo all'essere aveva funzionato male, ok? E quindi un po' alla volta quest'altro professionista mi ha aiutato a tirare fuori tante situazioni, mi ha fatto fare, quasi mi emoziono mentre lo ricordo, ed è roba ormai di 2 anni fa, mi ha fatto fare dei passaggi molto importanti dal punto di vista relazionale. Io sono sempre il nerd chiuso in camera che dà il nome al PC e lo chiama per nome. Nonostante fossi frate ormai all'epoca da 20 anni, mi ha fatto fare alcuni passaggi importanti, e con lei abbiamo iniziato a parlare della struttura di riabilitazione. Per entrare in quella struttura, io ho dovuto dire al mondo: "Fermati un attimo, adesso devo pensare a me." Mentre il mondo lottava con la pandemia, io anche, perché i problemi erano ben noti, io ho detto: "Ora è il momento giusto." Ho parlato con i superiori, ho trovato tanta accoglienza, ci sono tanti confratelli a cui devo davvero tanto in termini di accompagnamento. E il mio responsabile dell'epoca ha detto: "Giulio, dove ti devo accompagnare?" Ma è stata una paternità bella, devo essere onesto. E ci siamo andati. Quella esperienza mi ha aiutato a rimettere a fuoco certe cose. Ho perso peso, ho guadagnato di nuovo peso, mi è rimasto il nuoto. Il nuoto è diventata la risposta diversa rispetto alla tensione. Sono arrabbiato oggi, me ne vado in piscina. E con tutto che a un certo punto pesavo 160 kg e passa, ci mettevo quasi 2 ore, ma io mi facevo 80 vasche a nuoto, a dorso, a stile libero, e andavo e venivo perché era l'unica cosa che mi interessava. E questo mi ha aiutato tanto. Nel frattempo sono tornato per la seconda volta, questa volta però con un cammino diverso in ospedale, avendo già fatto tanto dal punto di vista umano, relazionale, comportamentale. E qui c'è stato il secondo passaggio fondamentale, perché in Campania abbiamo della sanità fatta per bene, nel senso che l'esperienza fatta con chi poi mi ha operato è stata eccezionale. Mi spiego meglio. Io sono arrivato in questo ospedale, il Cardarelli di Napoli. Ho conosciuto un dottore Manno, che qui da noi in Campania ho scoperto essere un nome, e lui mi ha lanciato una sfida positiva. Mi ha fatto innanzitutto ogni visita in ospedale, e questo anche tanti. Il primo colloquio è stato strano perché mi ha fatto un trattato di bariatrica incredibile, mi ha spiegato tutti i possibili interventi, le ripercussioni, che cosa sarebbe potuto accadere e così via, e poi mi ha detto: "Arrivederci."
ho detto, dottore, mi scusi, ma che cosa pensate? Ok? E lui guardandomi ha fatto, senta, lei è figlio di medico, gliel'avevo detto, quindi mi può capire. Io non sono interessato a venderle l'intervento. Lei torni tra un 2-3 mesi, perda almeno 20 kg e se sarà riuscito a perdere 20 kg, io userò il mio tempo per lei, altrimenti per chi se lo merita. È stato un approccio che mi ha colpito, perché io di base sono positivo e quindi essere sfidato in questo modo mi è piaciuto. Sono riuscito ad imbroccare una dieta, ho fatto una chetogenica normoproteica, non quelle da 21 giorni, potevo andare avanti fino a 4 mesi, ovviamente tutto sotto controllo di un altro professionista, e in 2 mesi e mezzo ho perso 20 kg. Quindi la forza di volontà c'era, conclusi il primo incontro dicendo al dottore, dottore, lei mi opererà, io perderò i 20 kg, lei mi opererà. Quindi avevo accettato la sfida, ho fatto l'impossibile. Da giugno a metà agosto ho perso quello che dovevo perdere. Sono rientrato in ospedale dal dottor Manno, ho fatto il secondo colloquio. A quel punto mi ha chiesto chi fossi. Davvero ci siamo soffermati su questa dimensione, gli ho raccontato cosa significa anche essere frate, gli ho detto, guardi, molte volte la gente mi vuole con sé anche a tavola, io non sono il tipo che vive per il cibo, però se sono a tavola e l'altro mi dice dai ma mangia, sai come siamo qui al sud, no, non riesco a dire sempre di no. Per tuffarmi nel cibo devo essere umoralmente scosso, ma nel frattempo la psicoterapeuta mi aveva aiutato a superare questa dimensione, già riuscivo a controllarla bene, per cui questa cosa non è più vera. Io ho bisogno di poter essere frate. Tra le tante valutazioni che abbiamo fatto, lui mi ha proposto il mini bypass. Ieri sono potuto andare a casa di amici, per una benedizione, con tanta chiarezza io ho detto alla padrona di casa cosa hai preparato, questo, questo, questo e quest'altro, va bene, io proverò questo, punto. Ed è una rivoluzione, non l'avrei mai fatto prima, perché poi guardi un piatto di linguina allo scoglio alle 9:30 di sera, te ne mangeresti 6, ok, però è cambiato l'approccio, quindi mi sono fermato a quello che sentivo giusto per me, e l'intervento, per come è stato fatto, mi ha consentito di vivere in tranquillità una cena come è giusto che sia, cosa che fino a un anno e mezzo fa, fino all'esperienza nel centro di riabilitazione, non avrei mai saputo fare. Tieni presente che a conclusione del centro di riabilitazione, lì c'è stato un piccolo campanello d'allarme, poi l'ho capito dopo, tutti quanti noi, quel gruppo, siamo andati nel parco acquatico là vicino a fare una mega grigliata che non finiva mai. Questo a un certo punto ci siamo continuati a sentire su WhatsApp, e quando ho capito che alcuni ritornavano in quel centro ciclicamente, no, vado a fare il pit stop, lì ho detto no, per me non è quello il modello, basta, se voglio fare qualcosa la devo fare per cambiare in profondità il mio approccio alla vita. E il terzo colloquio poi è stato il classico pacchettone. Tieni presente che da luglio, metà agosto, fino a tutto dicembre, qualche piccola variazione nel peso, ma io ho mantenuto quell'assetto mentale, per cui abbiamo fatto il pacchettone, mi hanno classificato come soggetto ovviamente ad alto rischio, però l'intervento è stata una passeggiata. Io anche su quello, guarda, per la prima volta sono entrato in un ospedale per un intervento che è impegnativo, e 36 ore ne ero fuori, 36 ore dopo ne ero fuori, ma con un'ammirazione dal chirurgo alla signorina che era venuta a pulire la stanza, infinita.
veramente chiunque è stato coinvolto nell'evento operatorio ha il massimo della mia stima. Una pagina eccezionale, veramente. Non ho avuto dolori, non ho avuto problemi. Ho scoperto poi dopo di essere stato particolarmente fortunato. Forse a qualcuno servivo qui all'opera in tempi brevi, vedremo che cosa significa. Però io sono entrato in sala operatoria alle 12, mi sono addormentato alle 12:40 del 22 gennaio 2024. Alle 8:30 di mattina del 24 gennaio ero in uscita. Il chirurgo è venuto, questo a posto, va bene, dimesso. Come? Che è successo? E poi sono andato nella nostra infermeria provinciale, quindi di nuovo tra i frati, un po' alla volta ho fatto il mio cammino. Importantissimo però è stato in tutto questo, nel mio caso, l'approccio psicologico. Io dico una cosa, tu a un certo punto mi hai contattato e te l'ho detto in una chiacchierata previa, perché ti piaceva il tipo di risposte che davi, l'ironia che ci mettevi, e in realtà quello era ciò che avevo dovuto costruire nel vecchio modello. Per sopravvivere, sai, sei grasso, allora devi essere almeno simpatico, ok? Sì e no, nel senso che non è così riduttivo, nel senso che non ho visto solo la parte simpatica, la battuta pronta, la battuta scaltra, la battuta acuta. Quello che mi ha colpito di te è stata la profondità, perché diciamo che, come dici tu, quando uno è obeso, come siamo stati obesi noi, ci casca facilmente, velocemente, in questa abitudine di essere quello che si prende in giro da solo per primo, quello che ci ride sopra, quello che ribalta un po' psicologicamente la situazione per venirne fuori. Quindi, sì, per carità, sei simpatico, ma ce ne sono tanti simpatici. Tu hai una Sì. marcia in più, hai qualcosa di diverso dagli altri, ed è il motivo per cui ci tenevo a fare questa chiacchierata, intervista insieme a te, perché è un punto di vista differente. Perché hai una testa differente, hai una preparazione differente, hai una sensibilità differente. Poi salta fuori anche che chi sei, ciò che sei e quello che fai 24 ore su 24 nella tua vita ti porta ad avere un senso di pragmatismo, un senso di spiritualità che ti rende una persona completa a 360 gradi. E questa è la cosa che volevo portare fuori in questa chiacchierata, perché un tuo punto di vista è un punto di vista, secondo me, molto più approfondito rispetto a quello di tanti altri. E ne approfitto adesso per buttarti lì una cosa che in realtà volevo dirti a fine del video, perché tu sei bravissimo a danzare intorno alle questioni. Tu hai descritto l'ansia di tutti i giorni, che capita a tante persone, senza mai usare la parola ansia, senza mai dire ero in ansia e mi appoggiavo sul cibo per l'ansia. E come questo, tante piccole cose. E non capisco se non lo fai perché nel tuo ruolo di padre cerchi di proteggere tutti gli altri e devi far sentire gli altri al sicuro con te, e quindi non ti concedi di poter dire io sono in ansia, o non ti concedi di dirlo a me, magari lo riesci a dire a te stesso e ai tuoi confratelli, o se la parte nerd che è in te, che deve avere il controllo, deve capire il meccanismo, deve sapere come funzionano le cose e gestirla, ti impedisce di ammetterlo con te stesso nel modo più crudo. Perché tu lo sai perfettamente, si vede, lo sai perfettamente quello che ti succede, come lo affronti, quali sono i meccanismi. Però è come se avessi un pizzico di distacco. Guarda Ale, sono
touché su alcuni elementi che hai detto. Io, mentre tu parlavi, mi sono reso conto di aver bypassato una fase importante della mia vita, che è quella universitaria. Ti ho detto solo ero il classico nerd, in realtà è stato un inferno, ok? Perché fuori casa c'erano delle situazioni un po' particolari e quegli anni mi sono costati molta, molta fatica. Rispetto al non usare certi termini, non è un elemento di difesa, in realtà lo faccio in maniera inconscia, non c'è questa capacità di ruotare attorno perché. Proprio perché guardo le cose forse in una maniera diversa, quando prima ti ho detto mi buttavo nel cibo, non ti ho detto l'ansia mi portava a un mangiare compulsivo, ti ho detto la mia reazione passava attraverso il mangiare tanto. Un po' è frutto del cammino psicoterapeutico, perché ho dovuto capire dei meccanismi dietro l'ansia. Un poco è una visione che non riduca tutto a qualcosa di esterno, ok? Mm-hmm. Ma a qualcosa che è dentro di me e che mi porta ad agire in maniera diversa. Per cui da una parte, a un certo punto la psicoterapeuta mi disse: sai, a volte ho l'impressione che il tuo essere grosso sia un voler far spazio per accogliere la storia degli altri, ok? Quindi un aumento volumetrico per ingrandire lo spazio di accoglienza. Potremmo quasi dire il grembo materno che a volte usiamo nei nostri ambienti. Sai un'immagine che io mi sono spesso fatto mia e diciamo che grazie a questo progetto dei video YouTube ho avuto modo di avere a che fare con tantissimi altri obesi e la sensazione che io ho avuto è che siamo tutti come delle specie di spugne che assorbiamo quello che assorbiamo e non filtriamo quello che gli altri ci rovesciano addosso, a volte anche perché noi siamo nella condizione di voler aiutare gli altri, supportare gli altri, a volte in un modo sano, a volte in un modo meno sano, ma arriva un certo punto che è come se invece di filtrare, fare andare via le cose, ce le teniamo addosso. Mi sono fatto questa immagine che non è molto distante da quella che mi stai raccontando. C'è, perché butti dentro, poi non hai possibilità di essere di scaricare. A volte non sono tanto le persone, ma siamo anche noi a costruirci il ruolo di fortezza invalicabile. È un ruolo difensivo che ci può essere. Forse il succo, anzi certamente il succo del cammino terapeutico previo all'intervento, è stato proprio mettere in ordine queste fragilità e riuscire anche ad ammetterle e a restituirle. A un certo punto, prima ti ho detto, io ho fatto dei passaggi fondamentali un anno e mezzo fa. Io sono andato da alcune persone per me importanti e ho detto quello che pensavo davvero, cosa che normalmente non mi sarei mai concesso, anche perché, questo sì, il frate, almeno per come lo intendevo io all'epoca e per questo poi ingrandivo, il frate è inattaccabile, però poi butti dentro un'aggressione, un dispiacere. Noi, un poco come medici in corsia, tocchiamo con mano a volte il dolore degli altri. Questa vocazione, se la segui per bene, ti segna. Se non sei in grado anche di lasciare andare, e per me il dimagrire, l'aver ripreso un posto nel mondo mio e anche un lasciare andare, ti costruisci un ruolo, ma questo ruolo poi diventa un confine che inconsciamente tu vuoi allargare. Poi c'è un problema che per me ha giocato tanto. Io sono entrato in convento già grassottello e ti presento
il mio avatar. Questo è Flatpak, ok? E ne ho parlato già anche con te, con altri, e il brigante pancione di Robin Hood. Ti racconto un episodio. A un certo punto devo andare a comprare gli occhiali che ho addosso, sono degli occhiali progressivi. Vado con il saio, perché normalmente mi muovo con il saio, e dall'ottico all'improvviso un signore mi guarda e fa: ah, che bello monacona, ok, che bel monaco grosso, e mi mette le mani sulle spalle, proprio contento, ok? Accanto a me c'erano due confratelli magri, mica con balloro, capisci? Cioè, nell'immaginario, il fraticello... Quel cartone animato ha fatto dei danni micidiali. Bravo, ma a parte quello, il fraticello è questo, capito? Cioè... Allora, se la porti a semplificare, è il monaco grasso che ti fa simpatia perché ti ricorda i personaggi buoni e così via. Quell'immagine l'avevo introiettata. Il primo problema è stato liberarmi di quella. Io per tanti anni ho avuto Frattac sul profilo social di WhatsApp, l'ho cambiata in prossimità dell'intervento. E così come il mio profilo su Facebook era Libero Viandante, ok, non c'entrava niente il mio nome, Libero Viandante, sottoscritto piccolino Padre Giulio Giovanni Marconi, a un certo punto, se ci vai adesso, trovi la mia fotografia, il nome, chi sono, perché tanto è cambiato prima di arrivare all'esperienza chirurgica vera e propria, e credo che siano dei cambiamenti poi sostanzialmente irreversibili, perché è cambiato un approccio al mondo, e questo sì, è importante. Assolutamente. Poi... E si vede in queste piccole grandi cose, perché sono queste piccole grandi cose che nel quotidiano poi ci portano a iniziare a fare qualcosa di diverso, perché è un passo ogni giorno. È vero che ti svegli dalla sleeve o dal bypass, mini bypass, insomma dalla chirurgia bariatrica, e in settimane succedono delle cose fenomenali al nostro corpo. Però poi quello che invece facciamo nella nostra testa è un passo dietro l'altro. E sono queste piccole cose che segnano la strada che facciamo. Ma infatti, vedi, quando sono andato in ospedale, a un certo punto io ho scritto un messaggio, perché tante persone volevano essere informate. Abbiamo l'accompagnamento di tanti, questo è vero, ci vogliono bene, e quindi mi ero fatto un broadcast WhatsApp nel quale aggiornare le persone che all'epoca conoscevo. E il giorno dopo l'intervento scrivo: giorno 1 della mia nuova vita. L'ho fatto quella volta e non l'ho più fatto, perché non è qualcosa in discontinuità. Io sono Giulio Marconi, sono nato in un giorno particolare, in un giorno specifico, sono questa persona, e ciò che mi avviene o è in continuità con chi ero o è assurdo. Quello che è cambiato è l'approccio a ciò che arriva dal mondo esterno, e anche il consentirmi delle fragilità, dei bisogni, dei desideri. E vedi, a un certo punto io davanti a quell'immagine di me ragazzo mediamente magro, è come se avessi detto: dove mi sono perso? Voglio ritornare a quello, per quello che riguarda me, per carità. Poi la vita relazionale, il ruolo, l'essere frate, io benedico il Padre Eterno, so frate, parlo in questo modo, benedico il Padre Eterno ogni volta per quello da cui mi ha preso, dove mi ha portato, e per averlo fatto con una delicatezza incredibile. Però se dicessi giorno 1 della mia nuova vita, cosa mi lascerei alle spalle, anche di importante? Invece c'è una continuità nella quale un po' alla volta cambi. E la cosa bella, Alessandro, è che il peso conta poco. Sai che cosa rispondo adesso alla gente? Ma quanto hai perso? E io rispondo: la pillola della pressione. Perché erano 24 anni che assumevo due medicinali, uno per la tachicardia e uno per la pressione. Il chirurgo ha detto: guarda, sei comunque un po' emotivo,
ragioniamoci su quello per la tachicardia, vediamo tra un po'. Ma siccome iniziavo ad avere dei forti giramenti di testa, perché ovviamente mangio pochissimo dopo l'intervento, mi ha tolto il medicinale per la pressione e io ho stappato virtualmente lo spumante. Ho detto ok, adesso ho fatto qualcosa di buono. Tieni presente che anche nella struttura di riabilitazione a un certo punto la dottoressa se ne venne, cosa ne dite di sospendere il farmaco? Non ci pensare proprio, ok? Questo però era 2 anni e mezzo fa. Sapevo forse inconsciamente che ero magro, ma non ero cambiato dentro. E quindi ero a rischio fallimento grosso, ok? E per farti capire, io ogni tanto guardo l'orologio perché tra mezz'ora c'ho l'adorazione eucaristica giù, la gente mi dice, come sei magro, ma che bello! Io, sì, vabbè, ma non è quello l'obiettivo. È un risultato paradossalmente collaterale di un volermi bene che è molto più ampio di quanto penso. E questo riporta, secondo me, tutto ad un'ottica in prospettiva diversa, molto, molto diversa. Quando sono entrato in sala operatoria, io ho detto, parete, perché poteva succedere, parete, come va, va? Se mi vuoi in paradiso sono pronto, spero di andarci, poi un salto in purgatorio sempre si deve fare, se mi vuoi in paradiso sono pronto, ma se mi dovessi risvegliare, come poi è andata, grande staff, se mi dovessi risvegliare, fa che io continui con questa vita, perché mi piace, e quello è l'importante. A un certo punto poi fondamentale è stato ammettere con alcune persone forza e fragilità, cosa che lì veramente non avevo possibilità. Tu prima hai detto, ma non è che ti stai nascondendo. Alessia, mi sono nascosto per 46 anni, ok? Il figlio del medico. Se vai al bar, mi raccomando, non eccedere, non fare questo, non fare quest'altro. La festa di 18 anni mio fratello l'ha dovuta fare al ristorante con i colleghi di papà. Io l'ho fatta in discoteca saltando sui tavoli in un club che si chiamava Divina Commedia e l'ho fatta all'inferno. Erano tre locali uno sull'altro, paradiso, purgatorio e inferno, paradiso le coppiette, purgatorio normale. Io stavo giù a ballare sui tavoli, all'epoca il signore mi consentiva di fare quello che volevo, e questa è stata un poco l'esperienza. E riprendere contatto anche con questo sé bambino è stato importante. Anche la famiglia ha vissuto con me questa esperienza, le amicizie. Io la sera prima di entrare in sala operatoria, quindi la domenica, sono entrato lunedì, sono andato da un confratello e ho detto, guarda, vada come vada, ti ringrazio perché è con te che sono riuscito a fare dei passaggi fondamentali, era il parroco, quello da cui ho fatto la prima parte della scuola, quindi l'esperienza più dura, la parrocchia, alla quale rispondevo nel modo peggiore, ingrassando, è diventata proprio l'esperienza cardine che mi ha aiutato a migliorare. E gli volevo restituire questo prima di entrare in sala operatoria, era fondamentale. E quando tu prima dicevi, a volte ci giri intorno non perché voglia girare intorno, ma perché cerco un punto di vista diverso, il punto di Giulio, che è importante. Quindi abbiamo fatto veramente un volo molto in alto e in profondità. Non per banalizzare, ma questo mese com'è andato dal punto di vista invece del pratico di tutti i giorni? Allora, ho avuto le mie difficoltà a riabituarmi a un certo modo di lavorare. Il periodo post-operatorio credo che sia andato come con tutti, ok? Io sono rientrato non in casa, perché non ho una famiglia, ma ho un convento, quindi sono rientrato in un convento che da noi è infermeria, e lì ho potuto ricevere le cure, le attenzioni dei miei confratelli e di un paio di infermieri che mi hanno aiutato veramente nei primi momenti, perché il dottore mi ha fatto uscire già con una dieta semiliquida, già con la pastina. Io avevo sentito racconti allucinanti, 7 giorni senza bere, poi il famoso blu per vedere se c'erano le perdite, ma che è la ruota che si è bucata.
E in realtà il dottore ha detto, mi ha dato questo foglio, il dottore, ma qui c'è scritto pastina. Sicuro? Sì, lei da oggi può mangiare. Ah, vabbè, quindi ho avuto difficoltà ad abituarmi perché poi il pasto è diventato stranamente lento e una No, dimensione che non stranamente, si. meno male, è fondamentale, va Sì, piano, ma va all'inizio tu non ci piano. pensi, cioè tu sono 2 giorni che non mangi e poi capisci che in realtà è proprio quello che ti ha fregato tante volte. E in realtà dover riprendere il contatto con il proprio corpo, che però è diverso, mi ha impegnato i primi giorni. Io ho chiesto ai confratelli di non tornare nel convento dove ero responsabile, ma di andare in infermeria proprio per poter capire. Un esempio tra tutti: quando una persona non operata ha il languorino, di solito si sente in questa zona, no? Quando lo stomaco gorgoglia. A me gorgoglia un po' più a destra, ok? Perché qualcosa è cambiato dentro. E la prima volta che l'ho sentito, ho detto, che cos'è? C'è una perdita. Però, ecco, riuscire a riprendere contatto e a capire che anche il tempo del pasto è un tempo mio. È stato importante. Io ieri a casa dei miei amici mangiavo anche sul tuo suggerimento, con l'orologio davanti, poggiato di taglio come se me lo fossi voluto togliere, ma in realtà controllavo i classici 2 minuti tra un boccone e l'altro e mi sono accorto che c'ero molto vicino a quei tempi, quindi istintivamente avevo già iniziato a lavorare per quello che andava fatto. Sono stati pesanti i giorni a brodino e frullato. Una cosa proprio, però Noiosa. ci siamo passati tutti quanti. D'altra parte, proprio perché figlio di medico, ho lavorato in ospedale, tanti frati anziani in provincia, sapevo di non avere di che lamentarmi. Cioè, il McDonald's avrà tempo un'altra volta se mi interesserà. Ci sono stati anche dei momenti in cui ho avuto paura. Il primo plugging è stato allucinante perché il mio tipo di intervento può portare due difficoltà: il dumping, il rapporto con gli zuccheri, il plugging, lo stomaco che si riempie. E quando ho capito che se sbagli ti ritrovi come al cenone di Capodanno, moltiplicato per 4 e con una cicatrice così, ho capito che il mio organismo mi chiedeva di ragionare su quello che facevo e ho colto l'istanza. Okay, perché poi anche questo è accoglienza interiore. Ho iniziato a capire un po' alla volta cosa potevo fare, come potevo muovermi e adesso sono in una fase già di semisolida nella quale posso con attenzione vivere la vita sociale. Stasera abbiamo l'adorazione, ti dicevo prima, poi un momento di formazione, verranno alcuni confratelli, io già so che cosa mangerò stasera, ma sarà bello stare insieme puntando sul parlare e sull'ascoltare piuttosto che sul mangiare e Che sul sul dire quante, mangiare. capito? Ed è un Certo. cambio importante. Una sola difficoltà ho avuto all'inizio, avevo il riferimento solo del chirurgo, che però mi aveva dato anche il numero dell'infermiere, quindi qualunque problema io avrei potuto contattare l'infermiere e avere i recapiti giusti. Quando ho avuto dubbi sulla nutrizione, li ho chiesti al chirurgo e il chirurgo a un certo punto ha detto: guarda, io opero, ok, non è che posso dirti stare lì a capire con la dieta. E questa è stata l'unica difficoltà reale che ho avuto, ma che poi ho superato anche questo abbondantemente. Ho ripreso a camminare, ma in realtà questo è solo il prodromo, quindi l'anticipazione di quando poi finalmente rientrerò in acqua. Io ho una voglia di tornare in acqua perché sono curioso, con un assetto diverso di capire che cosa riesco a fare ed è qualcosa mio. E tieni presente che dall'intervento, se vogliamo parlare in termini di peso, ho perso qualcosa come 14 kg. E in un mese non è poco. Io Assolutamente. ho fatto le classiche foto prima e dopo e ho detto: cavolo, c'è un cambio, però non è il mio obiettivo. Quello che è importante per me, te l'ho già detto prima, è il riguadagnare una relazione diversa.
una persona a un certo punto mi disse, beh, sai, essendo magro, poi come frate sarei anche più credibile. No, non è quello, non mi interessa. Tante volte sono stato schiavo di questo modo di ragionare, l'apparato pubblico, ok? Perché mi è stato inculcato da bambino. Arrivato a un certo punto io sono credibile se lo sono come Giulio, appunto, in quello che dico, in quello che faccio, nella coerenza di una vita che come tutte ha le sue difficoltà, i suoi punti di forza, ma che però, ecco, c'ha anche le sue qualità. Senti Giulio, io mi sono fatto una galoppata con te tra idee, pensieri e riflessioni che è stata fantastica e ti chiederei se ti va di risentirci fra un 6 mesi per vedere che strada hai fatto nei prossimi 6 mesi. Va bene, per me è ok, io sono entrato post intervento, non l'ho conosciuta prima, ma direttamente dopo nella community che hai creato, e in realtà ci sentiamo quotidianamente anche lì, quindi è bello sentirsi accompagnati. Credo che tu stia facendo un lavoro che forse non immaginavi quando anche tu stavi sui computer a lavorare, però evidentemente ne hai le qualità umane per poterlo fare, perché non è da molti riuscire a far convergere in maniera tranquilla tante persone attorno a sé sentendosi come casa. Tu nel gruppo lo sai, ogni tanto mando qualche foto pure pazzerella, ma perché è come se fossimo amici, tipo quella di oggi, ripenso ai gatti, moltiplico per 10, ecco, Esatto. quella è la verità. Devo dire che Vabbè. non me l'aspettavo neanche io, nel senso che io ho iniziato tutto con quel video che era il primo video che ho fatto in vita mia. Io odiavo i video. Nel parcheggio del Mac. E bravissimo, quello, il parcheggio del Mac. No, forse era un Burger King, ma cambia poco. E mi sta piacendo quello che sto facendo, devo dire che mi realizza come persona. E quindi i video, le interviste con i professionisti, il canale Telegram che è piccolino ma abbastanza grande perché ci sono tante persone che man mano che si avvicinano all'intervento e passano l'intervento sono supportate un po' da tutti e sono proprio contento, sono proprio soddisfatto. Mi piacciono le persone che ho trovato e devo essere onesto, il confronto con queste persone con tutti voi mi arricchisce tantissimo, ma proprio tanto, umanamente proprio tanto. E se potessi dedicarmi ancora di più a questo progetto, ne sarei solo che felice. Anche per te è cambiato qualcosa dentro dopo l'intervento, e questo è importante. È cambiato tantissimo, è cambiato tantissimo in meglio e ci sono alcune cose che avrei voglia di raccontare, ma che non mi sento di raccontare in video, onestamente, perché coinvolgono altre persone e altre persone che mi sono collateralmente vicine, quindi purtroppo non posso sentirmi completamente libero di lasciarmi andare, ma sì, io ho fatto un salto pazzesco e mi piace tanto. E buon cammino, allora. Assolutamente, grazie mille. Dai Giulio, io ti lascio andare ai tuoi impegni, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, questo confronto, questa intervista, anche se mi sembra molto più di un'intervista quando ci si confronta così con te e con tanti altri. E saluto tutti, iscrivetevi al canale, condividete i video, lasciate i like qui sotto i vostri commenti, le vostre domande per me o per Giulio. E mi raccomando, ragazzi, si può guarire dall'obesità, dalle malattie che si porta dietro, si può riprendere in mano la propria vita. Ci si può volere bene. È faticoso, ma si può fare. Benissimo. Un abbraccio, Giulio, Un abbraccio grazie a te e a tutti quanti. Ciao mille. Alessandro. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.